Allora, cari telespettatori, è arrivato il momento della finanza, dell'economia, dell'andamento mondiale, perché togliamo gli occhi dal particolare e ci volgiamo un'ottica mondiale. Lo facciamo con Stefano Zara, ben ritornato qui Buonasera. con noi. Ne chiacchieravamo poco fa, prima dell'inizio della trasmissione, e giustamente facevo l'osservazione. Noi vediamo il nostro piccolo, ma dove le cose magari Ma da noi vanno certo. male, Ma da altre parti invece. tu pensa anche a un povero imprenditore, no? Che vive di cerca di fare un po' di programmazione. Ovvio che una cosa come la pandemia gli rovescia le carte in faccia, no? Gli fa saltare per aria tutto quanto. Crea problemi, è vero, crea anche delle opportunità. Non tutti sono in grado di cogliere queste opportunità, quindi intanto la vivi come un problema. La tua attività chiude o fa fatica e poi tanto per mettere in pista delle opportunità devi essere tu predisposto a capire laddove se c'è e a intuire se nelle grandi aziende questo è più semplice, no? Vediamo, no? Come la grande rivoluzione digitale, che è più di una rivoluzione digitale, noi ne parliamo sempre, insomma, ma che creerà poi tutta una serie di problemi di cui parleremo magari nelle prossime. Il fatto di avere una libertà così contingentata cambia le nostre abitudini, le nostre attitudini di consumo. Ecco che una società che vende film online come Netflix oggi raggiunge i 200 milioni di abbonati. Vuol dire che ha 200 milioni di persone che si sono abbonate per vedere contenuti di Rispetto a tutti i prima, cioè tipi. quanti che aumento ha Non credo avuto? abbia raddoppiato. Mamma santa. Ma Però diventa non. vitale perché la sera cosa fa? No, no, Ma dico. oltretutto tutte le altre, quindi la Disney, la Warner, ovviamente si sono accodate, non possono lasciare, ma Netflix tanto ci è arrivata per prima, ci è arrivata sputando sangue perché comunque i bilanci di Netflix fino a 2 o 3 anni fa erano bilanci in perdita, ha investito sulla piattaforma, non ha portato a casa gli utili che aveva programmato di portare a casa, ma tutto questo investimento sulla piattaforma ha fatto sì che negli ultimi 2020 esplodessero gli abbonati e oggi sia una realtà che gli altri devono rincorrere. Quindi Disney oggi pensa al proprio blockbuster, non di farlo uscire al cinema, ma di farlo uscire in televisione. Ma pensa che Quindi c'è un potenzialità. ritorno della televisione Ma sì, ma tu sostanzialmente. pensa anche, non so, vecchio modo di ragionare prima delle grandi case di distribuzione cinematografica, di fare il filmone, di farlo uscire, non so, Mission Impossible, prendiamo Tom Cruise, lo strapaghiamo, facciamo il film, lo facciamo uscire, facciamo i nostri incassi. Oggi tutto questo cambia, perché Netflix fa uscire da sola 7 volte i contenuti che le major, le concorrenti riescono a far uscire, proprio perché ha una continuità di bilancio, una continuità di cassa che le altre non possono avere. Le altre incassano quando hanno finito il prodotto e questo prodotto è già in distribuzione. Netflix ha già i soldi in cassa, ha Quindi è 200 milioni di diventato abbonati, un colosso. diventa un colosso, ma anche tutto il resto, tutto quello che noi definiamo social, no? Faccio un esempio molto banale, si legge sui giornali, in questi giorni più attenti l'avranno sicuramente letto, no? Di Clubhouse, questa app è un podcast, è una social audio, ok? Una social audio, è costituita come delle stanze dove si discute di sport, di politica, di attualità, di moda, del campionato di football piuttosto che di filosofia, strutturata Ma a livello mondiale questo. è uscita Clubhouse parte ad aprile già solo in ambito iOS, quindi Apple, ancora Quindi oggi è limitato. solo Apple. Sì, ma la quotazione di Clubhouse ad aprile era intorno ai 100 milioni, oggi già arriva a 1 miliardo la quotazione, fatturato zero. Quindi devi mettersi in me, ma è talmente su Clubhouse Elon Musk ieri ha fatto il suo intervento, cioè oggi in Clubhouse parlano Elon Musk, parla Gates, parla Barack E il Obama, business dove parlano, sta? sono delle stanze in cui c'è un moderatore in cui chi vuole può partecipare, un business audio. Il fatto di essere un business audio, non video, all'inizio, ma sì, ma chi vuoi che partecipa a un video dove non ci si può vedere, dove non posso mandare i Ah, miei non ci si vede contenuti, proprio non ci si vede. niente. In realtà il fatto di essere sostanzialmente un social audio ha selezionato il target.
non che siano più intelligenti quelli che partecipano al Clubhouse, i contenuti sono di un livello leggermente più alto. Ecco. Sì. Non basta postare il video figo, ecco, devi avere anche i contenuti per reggere una conversazione. Sono stati bravi, ecco perché Clubhouse si sta adesso strutturando. Nel momento in cui tu sei un'azienda che è già stimata a valere 1 miliardo, ti attrezzi. Allora chiami dei bravi moderatori, perché poi ogni stanza barra ogni argomento è moderato. Quindi ci entri, ci stai, parli, senti cosa dice quello, cosa dice quell'altro. Ma la sede, c'è una sede fisica? Cioè... Beh sì, negli Stati Uniti è tutto Silicon Valley style, eh? Silicon Valley style. Ovviamente da ambiente iOS si passerà ad Android anche, perché Clubhouse se vuole diffondersi deve fare ovviamente ampliando il suo raggio d'azione, e poi ovviamente potrà diventare, oggi è un'app gratuita, potrà diventare anche a pagamento, quindi nel momento in cui diventa a pagamento si può reggere anche senza raccolta pubblicitaria, insomma. Però è straordinario la diffusione, e non è facile intercettare questi trend. Infatti ci dicevo, ma la genialata sta nel trovare un po', chi vuole sapere oggi di tecnologia o di tech non può farlo leggendo né Corriere della Sera né Repubblica, deve andare nei siti, nelle piattaforme, sono tutte in inglese o in cinese. Quelli in cinese sono molto avanti per ciò che riguarda l'intelligenza artificiale, quindi, ma se non sai cinese, tra qualcuno che dall'altra parte sono osservatori del settore, che magari ti può tradurre alcune tendenze che si stanno diffondendo e le trovi scritte in inglese, ma non c'è nulla in italiano. Ma detalmente la cosa che volevo far quindi capire, quindi dietro qua. Ed è importante, che è difficile intercettare i trend. Microsoft aveva per le mani lo smartphone, ce l'aveva, era più avanti di tutti Microsoft con lo smartphone, ma non l'ha portato a casa. Perché secondo Microsoft il telefonino e lo smartphone era sì, ma non ti dà le stesse cose del computer, è un progetto che non li ha convinti fino in fondo. È perso a favore di Google, quindi Android, e Apple con iOS. Quindi ha un'intuizione di ma dei trend anche che Apple, quando ha proposto al pubblico l'iPhone, ma sì, è piccolino, non ci sono i tasti, ma figuriamoci se la gente ha per le mani sta cosa che poi la sporca con le dita, non avrà, ma è una stupidaggine. Adesso vediamo come ci ha cambiato lo smartphone. L'Italia ha colmato il suo gap tecnologico con lo smartphone. Avevamo il paese che aveva il miglior numero di PC per famiglia, oggi siamo uno dei paesi che ha il maggior numero di smartphone pro capite. Quindi il nostro gap tecnologico è stato colmato da una realtà di prodotto, una logica di prodotto. Beh, questo a livello mondiale comunque ormai. Questa cosa. Ma figuriamo come ha cambiato il mondo. Ma è difficile intuire i trend. Ma lo stesso Zuckerberg, che uno di tecnologia ne sa, Zuckerberg uno è intelligente, di tecnologia ne sa un casino, ha i migliori consiglieri del mondo, riceve gli input da tutto il pianeta, eppure per quanto riguarda la messaggistica, WhatsApp se l'è dovuta comprare, Instagram se l'è dovuta comprare, TikTok se l'è dovuta clonare. Cioè non è facile nemmeno per loro, che hanno tutte le informazioni più importanti che arrivano dal pianeta, capire cosa sta accadendo. Quindi torniamo nel nostro microsistema di piccoli imprenditori che si devono arrabattare in una situazione che cambia continuamente, com'è complicato e com'è difficile. Okay? Esatto, ma tutte queste cambiamenti molto repentini, queste intuizioni che avvengono, fanno sì che delle società, dei gruppi, delle aziende, da piccole, da insignificanti, delle start-up, sì, da insignificanti, possono diventare fonte di investimento, ecco, anche una rilevante. Cosa che io ho osservato, molti leggo dei parallelismi tra, attenzione alla bolla tecnologica dell'inizio degli anni 2000 e la realtà in cui stiamo vivendo, in cui queste società assumono dei valori di mercato, anche per ciò che riguarda il mio mondo, il mondo della finanza, così, no? Impressionante. È cambiata anche la testa dell'imprenditore. Ti faccio un esempio molto semplice. Il più grande fondo di investimento al mondo è BlackRock, un fondo americano, no? BlackRock.
ministra qualcosa come 8.000 miliardi di dollari, vuol dire il PIL della Germania più il PIL dell'Italia più il PIL della Francia messi insieme. Sono almeno 10 anni che il CEO di BlackRock, che Lawrence Fink, scrive agli investitori, cioè, ovviamente essendo un fondo di investimento il più grande al mondo, mettono le mani dappertutto, no, investono dappertutto. E quindi nella sua letterina annuale ai CEO delle società dove loro ci mettono soldi, sono almeno 10 anni che Fink dice: attenzione signore, non è importante solo il profitto, non è importante solo il profitto, non è importante solo il profitto, non è importante solo il profitto. Si va verso un modello di imprenditore diverso da quello della finanza anni 50, in cui conta solo il profitto. Certo che il profitto è importante, è la benzina che fa correre le imprese, ma non è solo quello che oggi chi investe i soldi degli investitori guarda. Quando hanno bannato Trump, mia grandissima sorpresa, come fa una società commerciale come Facebook a bannare uno che comunque ha un seguito di 70 milioni di consumatori. Traduciamo il termine bannare. Bannare perché... vuol dire per me non consentirgli più di comunicare. No? Okay, soprattutto bloccato, un personaggio come Zuckerberg, che dal punto di vista delle simpatie politiche è abbastanza controverso, insomma, no, non è schierato, anzi molti dicono sia schierato più per... però stantemente gli hanno chiuso in telefono, gli hanno sbattuto in faccia, e questo scontentando ovviamente tutta quella parte di consumatori anche che sono loro clienti, sezionisti, questo ci deve far riflettere, che sia giusto o sbagliato, no? Ci deve essere un controllore sui contenuti della rete, questa è una cosa che lasciamo ai filosofi, lasciamo ai sociali, a persone molto più preparate del sottoscritto, ma sostanzialmente che in un gruppo di imprenditori si senta responsabile della sua funzione pubblica è una novità, una straordinaria novità. Faccio un altro esempio: Starbucks che vende i caffè, no, c'è anche a Milano, non vende solo caffè. Starbucks fattura 26 miliardi di dollari a vendere caffè e cappuccini. La mission, un brutto termine, la vocazione di Starbucks è di creare un posto per accogliere le persone nel tragitto casa-lavoro, un posto accogliente dove gli impiegati stiano, i dipendenti di Starbucks stiano talmente bene nel loro posto di lavoro da poter trasferire, tra virgolette, questo loro benessere al pubblico. Oggi nell'imprenditore, soprattutto il più consapevole, ma non solo americano, perché la community degli imprenditori è trasversale. È banale oggi dire aziende americane, sono talmente trasversali nelle loro organigramma, nelle persone che hanno al loro interno, nelle competenze che assumono. Oggi Musk è un imprenditore sudafricano e fra i suoi ingegneri ne trovi diverse nazionalità, estrazioni, competenze. Oggi in quell'imprenditore c'è la ricerca di uno scopo che sia oltre il fatturato, oltre l'utile, diciamo che anche in questo una caso funzione qui, sociale dell'impresa, sì, anche molto in sensibile. Questo caso qui di Starbucks c'è una funzione che va al di là dell'utile, sì, in senso stretto, ed è una cosa che stanno valutando anche quelli che oggi cercano di fare impresa, cioè a chi sono utile, no? Fra quanto tempo è importante, ripeto, anche fare utili, ovviamente, no? Ma oltre a dire fra quanto tempo realizzerò i miei utili, e deve essere un discorso, un passo successivo rispetto a quello originario, la mia impresa e il mio lavoro, i miei servizi, a chi possono essere utili. Questo è un po' il mantra di tutte le aziende oggi più importanti e di successo. Chiaro. Non solo fatturato. Quindi questo utilità potrebbe cambiare anche un po', sì, gli asset stessi dell'azienda, ma in senso positivo, oppure, perché qua abbiamo parlato di esempi positivi volti anche al sociale, il benessere di chi... Faccio un esempio: LifeGate, che è un crowdfunding partito a settembre, c'è anche Montemagno, mi pare, dietro, anzi ci sia come persona conosciuta, insomma, si occupa di finanziare progetti che hanno nella sostenibilità, nella sostenibilità dell'impatto ambientale, nella sostenibilità, il requisito essenziale. Da settembre ad oggi, periodi di lockdown, di ristrettezza, ha raccolto 1,2 milioni in un paio di mesi.
con 900 sottoscrittori. Vuol dire tanti piccoli risparmiatori, finanziatori sono sensibili all'istanza ambientale, all'istanza ecologista, all'istanza sostenibile. Oggi c'è grandissima attenzione. Noi siamo un paese che fa del sarcasmo e di un certo cinismo un po' una sorta di tratto distintivo. Non siamo persone, noi italiani soprattutto, che siamo facili a indulgere nel cullare sogni, nel riempirci di entusiasmo, no? Ma sembra non essere vero. Eppure, non sottovalutiamo questo aspetto. E un'altra cosa interessante di questo periodo che è emersa, che sta sparagliando un po' tutto. È la liquidità dei conti correnti. Ne abbiamo 1.900 miliardi fermi là. Quindi vuol dire che non abbiamo nessuna idea di dove metterli. Cioè, la liquidità in conto corrente, vuol dire lasciare la macchina in parcheggio. Chiaro. Vuol dire che non sai e non ti fidi di portarla fuori, non sai dove andare, non hai sufficiente voglia di prendere delle decisioni in ambito investimento. E ma questo è dovuto alla diffidenza che sì, si è dovuta alla paura, la diffidenza, cosa succederà. Quindi c'è una responsabilità anche da parte degli istituti di credito che non hanno... Dobbiamo ridurre la responsabilità che diamo alle banche. No? Le banche avranno le mani piene nel gestire quella che sarà sicuramente un'ondata di difficoltà delle nostre piccole e grandi imprese. No? Superate questa fase in cui ristori sì, ristori no, comunque le imprese soffrono, stanno soffrendo in maniera... piccoli imprenditori, chi ha i ristoranti, chi ha l'albergo, chi ha la piccola azienda, l'artigiano, il professionista, no? Che sta soffrendo, rappresenterà tra virgolette qualcuno da sostenere. Chiedere alla banca sostegno sembra una contraddizione in termini in questa fase in cui le banche sono attente tra virgolette a parare il colpo più che aprirti la porta e porgere il fianco. E quindi le banche, i nuovi modi di finanziare le imprese, le idee, devono comunque passare da sistemi che sono al di fuori del circuito bancario, il crowdfunding, i club deal, i business angel, ci sono. Fatto stesso che abbiamo un paese che lascia in parcheggio quasi l'intero PIL di un anno, ti dà da pensare, certo. Vuol dire che ci sono risorse per far ripartire tutta la locomotiva, ci sono, ce ne sono di ingenti, è per quello che siamo un paese che gode di credito, siamo un paese che nonostante i debiti riceviamo comunque finanziamenti. Si tratta poi di far capire a chi prende le decisioni nel nostro paese che le cose vanno fatte. E invece, come diceva Papa Francesco, parole, infinità di parole e non si arriva mai al dunque. È vero che poi tutti hanno ragione, se ascolti un po' tutti, ognuno ha delle cose, tra virgolette, che hanno un loro senso, un loro perché, le osservazioni di quel partito piuttosto di quell'altro, se le contestualizzi e ci pensi anche, hanno una loro validità, ma mettiamole a sistema, insomma, che senso ha? Assolutamente. Solo una cosa che riguarda un po' l'attualità, ma forse non ha ancora nessun impatto. Il colpo di Stato nel Myanmar ha qualche impatto per il momento? Oppure... Ma è la reattività della risposta americana che ha detto che non lasceranno passare la cosa. Bisogna capire come... È la prima grana di Biden, vediamo un po' come se la sbriga la nuova amministrazione. Insomma. E quindi dal tipo di risposta che darà negli Stati Uniti potrebbe avere... Soprattutto perché hanno, tra virgolette, coinvolto e colpito una persona conosciuta, insomma, no? San Suu Kyi, oltre che premio Nobel, una delle personalità più... Insomma. E quindi un po' sotto tutela dell'Occidente garantista, bisogna capire come intenderanno un po' affrontare la cosa. Credo che poi entrerà in campo la diplomazia, quindi saranno cose che tireranno per le lunghe. Non è l'unica rogna che si troverà alla nuova amministrazione, ce ne sono e ce ne sono altre, infatti, di cui non si parla, però ci sono anche altri stati che hanno dei grossi interessi e che non si dice, di cui non si dice niente. Ma anche le tensioni in Russia in questi giorni tante cose, ovviamente il fatto di poter
disporre di informazioni ci mette anche cose che una volta potevano passare sotto traccia, no? Certo. Ma oggi possiamo avere una finestra veramente sul mondo. Interessante. E allora Stefano Zara, grazie mille di averci dato questa apertura sul mondo, una finestra su mondi diversi da quello, sì, del nostro. Ci aggiorniamo per prestissimo, per la prossima volta. Intanto buon lavoro, grazie mille, buona serata a voi telespettatori. Lascio adesso alla pubblicità e buona serata, buon proseguimento anche a voi. Ci vediamo domani. Arrivederci. Arrivederci.